Proseguiamo la nostra trasmissione. Buonasera intanto a voi telespettatori, parlando di un argomento molto importante che presumo interessi molta gente. Parliamo di lavoro, di possibilità lavorative, occupazionali, lo facciamo con la presenza di Turi Minniti. Buonasera, Buonasera a grazie voi. di essere qui Grazie a voi. in qualità di presidente dell'organizzazione sindacale territoriale UNSIC di Caltagirone, con sede in Viale Mario Milazzo, Sì, se non erro. 169. Questa sua presenza qui molto importante perché ogni tanto, ebbene, si parla di lavoro, di una possibile boccata d'ossigeno, riguarda il personale ATA, in particolare la possibilità di inserimento in graduatoria. Ecco. Nelle graduatorie. Qual è la novità che stasera è venuto qui a proporre, a Sì, illustrare? innanzitutto io ringrazio voi per avermi dato l'opportunità di venire a rappresentare e a spiegare questa opportunità che era attesa da un lungo periodo, e cioè le graduatorie ATA di terza fascia. Le graduatorie ATA di terza fascia sono sostanzialmente gli elenchi in base ai quali vengono assegnate le supplenze del personale non docente negli istituti scolastici pubblici. Che cosa significa? Significa che le scuole vanno a ricoprire i posti vacanti del personale non docente attraverso delle graduatorie per supplenze a tempo determinato. Queste graduatorie vengono rinnovate ogni 3 anni sostanzialmente, e queste sono valide per il triennio 2017-2020. Era un evento abbastanza atteso perché si calcola che in tutta Italia assorbiranno circa, cioè chi usufruirà della possibilità dell'inserimento in graduatoria in terza fascia saranno per un totale di 500.000, si calcola circa 500.000 persone su tutto il territorio nazionale. Perciò è un evento abbastanza importante e che riguarda soprattutto il personale, come dicevo, che andrà a collocarsi nei ruoli ausiliari, tecnico-amministrativo, con particolari qualifiche, e a questa la prerogativa di queste istanze è che la partecipazione è anche possibile a tutti coloro che sono in possesso del diploma di scuola media di secondo grado. C'è una qualifica particolare, che è quella dell'infermieristica, che solamente in quel caso lì può essere assegnata a chi ha titoli equivalenti, cioè sarebbero il diploma, la laurea. Le lauree in scienze Scienze infermieristiche infermieristiche o lauree, insomma, simili, equipollenti. equipollenti, perfetto. Ma ci sono limiti di età e chi può partecipare lo diciamo Allora, anche. le istanze, innanzitutto, è bene dire, rifaccio un passo indietro, possono essere prodotte dal 30 settembre al 30 di ottobre del 2017. Perché la data di pubblicazione, che è il decreto 640, è stato pubblicato il 30 di agosto 2017, sostanzialmente un mese fa. L'ambito, il range di partecipazione come fascia d'età è compreso da 18 e 66 anni, e possono partecipare tutti coloro che non l'hanno ancora fatta come inclusione in graduatoria, e tutti coloro che devono anche aggiornare le stesse graduatorie. Ci sono determinate eccezioni che naturalmente andranno poi viste nel dettaglio per la scrizione dei titoli, per la definizione comunque di quello che è il pregresso della persona Sì. che Ma viene, dell'assistito, insomma, che viene a compilare la domanda. Ce di questo ve ne occupate voi. ne occupiamo noi, noi aiutiamo nella redazione, nella compilazione delle domande, perché bisognerà prodursi nell'attivazione della valutazione dei titoli, delle qualifiche professionali, e per quanto sia comunque abbastanza semplice la dislocazione, insomma, degli allegati, ci sono alcuni passaggi particolarmente tecnici che necessitano, secondo me, di un'assistenza di personale competente del settore. Che siete voi? Sì, In questo noi caso offriamo, l'UNSI siamo qui appunto per, che come si dire, trova in Viale sulla Mario indicazione. Milazzo, ecco la via per dare Sì, un noi punto di siamo riferimento utile per certo, noi poter siamo a Viale Mario istruire queste Milazzo pratiche. 169, organizzazione Non è mera UNSIC. pubblicità, è solo per dire Sì, venite sì, da sì, noi, vi sì, sì. diamo una mano d'aiuto in un momento in Assistiamo cui il a, lavoro non c'è, certo, no, non c'è infatti, lavoro. questa è un'opportunità importante.
volevo ancora essere un attimo tecnico su questa cosa, perché le qualifiche riguarderanno soprattutto, anzi specificatamente più che soprattutto, gli ausiliari, i collaboratori tecnici, guardarobieri, cuochi e infermieri, spero di non averne dimenticato nessuno, e a questi di qua vanno contrappuntati con i titoli attinenti direttamente, nel caso dei cuochi, dei guardarobieri, delle scienze e degli infermieri, ci vogliono titoli che riguardino comunque il diploma di secondo grado, però titoli che sono equivalenti alla specificità del ruolo che deve andare a essere ricoperto. Per quanto riguarda i collaboratori e gli ausiliari, che figure sono? Collaboratori sono personale tecnico della scuola, tecnico amministrativo, sostanzialmente segreteria e collaboratori amministrativi, che insomma denominati, insomma, bidello era la denominazione che c'era sino a poco tempo fa. E c'è anche, che non ricordavo, il collaboratore scolastico addetti alle aziende agrarie, per cui è richiesto anche il diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, agroindustriale o agroambientale. Quindi abbiamo parlato di validità, cioè i termini in cui è necessario, si può presentare la domanda, lo ricordiamo, 30 settembre, 30 ottobre. Quindi appena un mese di tempo, appena 30 giorni. Appena un mese di tempo, e poi c'è un dato tecnico, anche se sempre mi soffermo sulla presentazione, la domanda va presentata cartacea presso la scuola o l'istituzione scolastica di riferimento, può essere presentata per una sola provincia e possono essere scelte massimo 30 istituzioni scolastiche nell'ambito della provincia. L'attivazione per la presentazione cartacea della domanda avviene però attraverso una registrazione su una piattaforma che sarà pubblicata sul portale del MIUR, si chiama Polis, adesso l'indirizzo esatto non lo ricordo, ma bisognerà fare una registrazione. A seguito di questa registrazione i dati saranno memorizzati telematicamente e l'istituzione scolastica che poi riceverà il cartaceo troverà il riferimento all'istanza che viene prodotta. Questo era per semplificare e per dire sostanzialmente che la produzione delle istanze è semplice, sì, ma necessita di alcuni passaggi tecnici che a volte, come sempre, quando si tratta di informatica e di compilazioni telematiche, ci danno qualche problema e qualche criticità. Tu mi hai detto che non è aperto solo ai nuovi, diciamo, che si vogliono affacciare in questo mondo lavorativo, ma anche coloro che già sono inseriti in alcune graduatorie, in particolare chi? Sono quelli che hanno già compilato gli anni precedenti le graduatorie per l'inserimento nel personale di terza fascia e non hanno anche mai lavorato, ma possono anche essere inseriti coloro che hanno per esempio lavorato 30 giorni già negli istituti scolastici o sono iscritti nelle graduatorie permanenti o nelle graduatorie di istituto. Queste sono particolarità che poi vanno viste singolarmente, caso per caso, e vengono valutate poi direttamente nell'inserimento delle domande che vengono compilate su dei moduli che sono denominati D1 e D2, forniti da voi? Che saranno forniti da noi, ma che sono anche prelevabili online sul portale del MIUR, laddove c'è la pubblicazione del decreto, che ripeto è il 640 del 30 agosto 2017, e c'è anche la possibilità di scaricare i vari allegati. D1 per chi non ha mai compilato domanda, D2 per chi deve farla per la prima volta e per chi deve aggiornare i dati, mi chiedo scusa, e credo che l'altro allegato per chi vuole essere depennato dalla provincia per rifarlo in un'altra provincia si chiami allegato D, perché si può richiedere anche di essere depennati. Per esempio, se io ho fatto l'iscrizione nella provincia di Catania dove mi accorgo che non è possibile lavorare perché ci sono centinaia di migliaia di istanze che non ti danno la possibilità, allora si può chiedere di essere depennati attraverso la redazione e la compilazione di un modello e rifare la domanda ex novo sul modello principale. Diciamo che queste graduatorie che saranno prodotte adesso sostituiranno integralmente quelle che sono state fatte 3 anni precedenti, naturalmente ascrivendo i titoli e
che già si erano acquisiti nelle domande precedenti. Questa graduatoria con avrà punteggio. Una validità triennale? Avrà validità triennale. 2017-2020? 2017-2020. 2017-2020. Noi abbiamo parlato di coloro che possono presentare l'istanza, sì. Ma chi è che non può partecipare? Magari evitiamo allora, che se titoli, ci sono, voglio dire, beh, cittadinanza italiana, godimento dei diritti. I paletti sostanzialmente sono quelle che vengono messi per le istanze per quanto riguarda le domande che attengono al diritto pubblico, cittadino italiano, godimento dei diritti politici, essere residente in uno degli stati dell'Unione Europea, che comunque abbia reciprocità per quanto riguarda i titoli del diploma o della laurea, e non avere riportato condanne penali, non essere depennato dagli elenchi della pubblica amministrazione, sostanzialmente sono i requisiti classici, se poi devono essere anche attinenti al fatto che il range d'età, come dicevo prima, deve essere 18-66, da 18 a 66 anni come ma fascia d'età. Ma che possibilità ci sono, anche se parliamo del nulla, no. Che possibilità ci sono sì, per gli italiani? No, parliamo di qualche cosa che io non sono in grado di poter, lo so, poter rispondere, però posso dire che chiaramente facciamo quattro chiacchiere può essere che al sud ci siano meno possibilità, ovviamente. Abbiamo esperienza che gente che ha presentato negli anni precedenti la domanda per inserimento in graduatoria del personale di terza fascia si è collocato abbastanza in fretta sulle domande che sono state prodotte tra le province di Parma, Brescia, insomma nei settentrioni d'Italia. Lì conta il fatto che insomma ci sono evidentemente meno istanze, meno domande, e hanno più possibilità di collocarsi. Sì, ma a quanto pare, quando si dice, poi bisogna fare oggi i conti anche con spese che non sono più portate. Infatti, quello è, qui è, diciamo c'è è da valutare, il contraddittorio. E certo, chiaramente ha un peso rilevante anche chi ha. Voglio dire, non è Miniti, non è più come una volta che facilmente si decideva di andare a fare queste scelte altrove, ci si deve pensare, e ci si poteva imbarcare in aria. Oggi bisogna pensarci bene, ci si deve pensare perché sono delle grosse, ovviamente sono delle spese che si vanno ad affrontare. È anche vero che però nell'attuale contesto è qua dove nel nostro sud, insomma, il lavoro non scarseggia e devo dire che le retribuzioni si sono anche abbassate in modo notevole, sì. Quali altri spunti si possono trovare nel nostro territorio dal punto di vista lavorativo, di vostra conoscenza, cioè di cosa vi occupate e che tipo di aiuto potete dare? Noi a chi si rivolge? Fondamentalmente, come organizzazione sindacale, assistiamo comunque ogni genere di categoria di lavoratori, sì, che ha bisogno di assistenza da un punto di vista contrattuale, sindacale. Poi, per quanto riguarda la possibilità di collocarsi sul nostro territorio, io penso che sia sempre abbastanza marginale in questo momento, perché le opportunità sono molto relegate al tipo di competenze, di qualifiche acquisite più che altro, no? E la possibilità di poter inserirsi bene appartiene spesso al grado di competenze acquisite nei percorsi scolastici. Il terziario è quello che è una realtà abbastanza, come dire, non dico indecente nel nostro contesto, ma insomma è precarizzata, si è ulteriormente precarizzata negli ultimi anni, ma questo non è colpa di nessuno in particolare al sud, ma è colpa delle politiche, delle scelte che sono state fatte, che hanno penalizzato il settore privato in modo assolutamente importante rispetto al settore pubblico. Si pensi che le regole del Job Act nel settore privato non si applicano, perciò insomma c'è stata una perdita di posti di lavoro importantissima, centinaia di migliaia, milioni di posti di lavoro sono stati persi perché molte aziende hanno riassunto con le vecchie regole, con le nuove regole, quelle che ci sono dal 15 di maggio del 2015, e che comportano chiaramente minor impatto da parte delle aziende, perché licenziare diventa più facile, perché
le retribuzioni non sono collegate a un sistema di controllo per lo statuto dei lavoratori che è stato cambiato in alcune regole importanti. La nostra capacità vertenziale si è abbassata davvero in modo notevole, perché licenziare adesso è tutta un'altra cosa rispetto a prima. Tornando a parlare per il motivo... Ma questo lo dico così a carattere generale, nel senso, rispondendo alla tua provocazione, alla tua simpatica provocazione. Nell'ambito della nostra chiacchierata, sì, amiche, vuole. Tornando a parlare di personale ATA, che tipo di chiamate ci si può aspettare? Cioè, che sono chiamate annuali, mensili, sono tutte chiamate come è articolata la... Sono la chiamata lavorativa. Sono supplenze, sono chiamate a tempo determinato, hanno questa specificità e questa peculiarità, c'è scritto proprio nel decreto, possono anche essere annuali, possono anche essere rinnovati, ma dipende dalla quantità e dei titoli che vengono apportati nel momento della presentazione delle istanze. Ricordiamo la sede, perché è importante per acquisire informazioni utili. Grazie. L'UNSIC, Unione Sindacale, nello spelling Unione Sindacale Imprenditori e Coltivatori, che sta in Viale Mario Milazzo 169 a Caltagirone. A che altezza? È di fronte Bucalo, sostanzialmente. Allora, primo Bucalo. Benissimo. Va bene, tu, se è tutto quello che volevi far sapere ai nostri telespettatori, ci aggiorniamo magari in un altro momento. È importante dare questa comunicazione. Beh, sì, certo. È una notizia che sicuramente... Quando si parla di lavoro, penso che ci sia la priorità assoluta. È una notizia che è il territorio di tanti, ormai è conosciutissima, però insomma, dare qualche dettaglio, magari per quanto riguarda date e tipologia di istanza, penso che sia un buon servizio. Infatti vi ringrazio per avermi chiamato Come e aver voluto sapere queste informazioni. Sì, grazie. A questo dovevano servire. Magari ci aggiorniamo un altro momento per capire che tipo di tendenza si registra in merito all'adesione di queste domande, e se ci sono anche altre novità, se che ci sono novità, tornare utili assolutamente ad aiutare chi in questo settore può vedere eventualmente raccogliesse delle domande, dei quesiti, delle criticità a cui è possibile dare risposta, con piacere sono a vostra disposizione. D'accordo, grazie a tutti. Grazie a voi. Adesso pausa pubblicitaria e torna Pino per un altro argomento. Arrivederci.